sicuramente, ma prima ci preoccupiamo degli altri, per noi diventa una continuità. Prima ci bisogna di che cosa è il mare, che cosa è la costa del mare, che sono le profondità, che sono. Non è che si diceva 100 anni fa, 50 anni fa, ma la natura è talmente grande, talmente bella, e poi tutte le cose ritornano. No, non ritornano. Adesso possiamo comprare dei pesci, poi ce ne avete un po' nell'Adriatico. Ma tante a Parigi, in Francia, si vende dei pesci, ma dove avere in Francia? Non dalla costa, vengano dall'America del Sud, vengano delle charitier industriali che vanno a pescare sull'Africa pagando di licenza, che fa che la gente locale non ha più i soldi per comprare il suo pesce. Questo è diventato, dunque, prima di parlare della nostra sparizione, abbiamo a confortare la vita di tutti i differenti animali, uccelli, e soltanto un fatto, c'è avuto una riunione a Parigi per la protezione della pianeta, aspettiamo adesso che cosa dice il Presidente della Repubblica, degli Stati Uniti, sembra che lui non vuole continuare questa protezione. Lui sembra che vuole approfondirne l'articolo, la ricerca del petrolio. Lui, ma come mai dirigente, una sola persona responsabile, non sa prendere, cambia le cose definitivamente e ingaggia la vita comune di noi? Com'è possibile? Questa è la politica, non possiamo fare niente. Com'è possiamo fare niente? Almeno perché i governi non possono, almeno pensiamo che il cittadino può qua dentro le associazioni far cambiare le cose, cambiare e di soltanto rimanere come il mondo è, e non soltanto di preparare un mondo di rovina. Dunque, nel deserto, Gassman, non è molto gentile per Valerio, ma lui scherzava sempre, Vittorio, e si vede nel film che cammina nella fortezza, delle volte si vede da solo con un condello così. E mi dice, ma io sono un attore, non ho fatto questo mestiere per portare una candela. Io voglio poi di scena un po' forte. Lui è sempre, quando diceva che è un film un po' statico, lui la viveva non tanto bene. E dunque quel che è rimasto di Gassman, che ho avuto anche una produzione a Parigi. E io dicevo ieri che giravamo per giustizia a Parigi e c'è avuto una troupe di turistici che l'hanno visto da lontano, gli italiani, e hanno chiesto Vittorio, Vittorio, e lui si è ritrovato e ha fatto questo.